mondi, infinite possibilità, eppure non sappiamo di cosa ci parlerà dopo. Sappiamo che è un lupo. Forse vorrà dirci qualcosa anche di quella lettera di cui si è tanto parlato in questi giorni, quella in cui scrive a quel ministro per rifiutare quell'importante premio, dicendo: come i governi precedenti, questo governo, con l'opposizione per una volta solidale, sembra considerare la cultura l'ultima risorsa e la meno necessaria. Non mi aspettavo questo accanimento di tagli alla musica, al teatro, ai musei, alle biblioteche, mentre la televisione di Stato continua a temere i libri e gli istituti italiani di cultura all'estero sono paralizzati. Per omaggiare Stefano, in occasione e ringrazio del, mi sembra, talent questo, Canta Barbone, si chiama Canta Barbone, ecco, per Clochard talentuoso, sì. Insomma, in questa splendida cornice di Santa Caterina, custode del ciclo di Sant'Orsola peraltro, che è l'unico ciclo famoso a Treviso che non è la marca Pinarello ma è la marca Tommaso da Modena. Ho il piacere di consegnare un premio a Stefano Bende, con tutto il rispetto per Vittorio De Sica, a cui era intitolato ed è ancora intitolato il riconoscimento a Stefano Bende. Sono lieto di consegnare il non premio De Rica al maestro Stefano Benni, nato a Bologna il 12 dell'8 con le seguenti motivazioni: contro il sottovuoto impegno istituzionale sul fronte dell'istruzione, contro i tagli eseguiti alla musica, al teatro, ai musei, alle biblioteche da parte di una classe politica conservatrice e, quando va bene, appena colta, contro la polpa pronta di una televisione sempre più volgare con la ricetta, il non premio De Rica. Ma attenzione, non c'è tempo da perdere, il non premio De Rica scade il 31/12/2017. Grazie. Io sono il ministro alla cultura e lui è il sottosegretario alla cottura, così siamo a posto tutti. Eccolo qua, esibiscilo che è bello, l'ho fatto di mia mano, di mia sponda. Avrei preferito il disegno, ma... Ti è fatto mano, È scritto bene. È scritto bene. Grazie Beppe, grazie. Però,